Siamo giunti ora in via Leoncino per andare a visitare un interessantissimo palazzo settecentesco, Palazzo Salvi Erbisti, e ve lo facciamo vedere per due motivazioni diverse. La prima è per mostrarvi un esempio molto significativo di architettura privata. La seconda perché è oggi sede di una delle più importanti accademie, l'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona. Il palazzo fu ricostruito su originarie persistenze medievali nel corso del Seicento, ma fu soltanto poco prima della metà del Settecento che l'edificio fu ulteriormente rimaneggiato per volontà della famiglia Salvi. E il progettista in questione era Adriano Cristofoli. Lui si occupò in particolare della realizzazione della facciata esterna, quella che dà su via Leoncino, e in seguito alla costruzione e alla ricostruzione parziale dell'edificio, all'interno il pittore Giorgio Anselmi si occupò di decorare questo vano e anche all'interno il salone delle feste. Un esempio della grande perizia tecnica dimostrata da Giorgio Anselmi e dai suoi collaboratori in questo periodo lo possiamo già vedere in questo androne, in questo atrio alla sommità dello scalone doppio. E sono realizzate proprio con un effetto di trompe-l'œil, quindi di finto sfondato architettonico, delle colonne dipinte e un bellissimo soffitto con delle figure mitologiche. Successivamente il palazzo andò in mano alla famiglia Erbisti, ma fu soltanto in seguito alla Seconda Guerra Mondiale che l'ultima discendente degli Erbisti, si chiamava Emilia Sandri Erbisti, per volontà testamentaria lasciò all'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona la possibilità di usufruire in maniera perpetua di questo edificio proprio in onore del marito che a questa accademia era particolarmente legato. Il salone di Palazzo Salvi Erbisti è un esempio particolarmente interessante dell'esuberanza del barocco settecentesco. Siamo nel 1744 e la sala viene innanzitutto decorata con degli stucchi a gesso, è proprio una moda tipica del Settecento, quindi sulle sovrapporte ad esempio tutte queste cartelle, questi elementi decorativi, queste figure di putti, e poi sul soffitto, e soltanto sul soffitto la decorazione pittorica, viene attribuita e viene così data in mano a Giorgio Anselmi, al giovane Giorgio Anselmi, abbiamo detto 22 anni d'età, il quale ebbe modo di farsi conoscere. Lui era allievo di Antonio Balestra, uno dei più interessanti artisti e pittori del primo Settecento veronese, e aveva avuto la possibilità di diventare il pittore aulico di Maria Teresa d'Austria, quindi nella sua carriera ebbe certamente molte soddisfazioni. In questo soffitto realizza il Trionfo di Atena, in un cielo molto ampio, molto luminoso, molto primaverile, creando quindi un effetto illusionistico, così come vuole la pittura barocca, di sfondato sia architettonico sia spaziale.
tavolozza utilizzata da Giorgio Anselmi è particolarmente affine al gusto barocco. È una tavolozza molto chiara, ricca di tonalità e di cromie color pastello, e anche nelle figure, soprattutto i personaggi che sono collocati ai piedi della quadratura architettonica, in genere figure mitologiche, allegoriche, sono figure che ricordano molto da vicino la magniloquenza di Ludovico d'Origny. Dopo la pestilenza del 1630, l'agricoltura veronese e del territorio veneto faceva molta fatica a rialzarsi. E anche nel corso del Settecento, nonostante pian piano si fosse ripresa, aveva subito molti rallentamenti per la moria dei gelsi piuttosto che per epidemie degli animali, e anche per la motivazione che le tecniche di agricoltura applicate nell'agricoltura erano ancora molto arretrate. Venezia non aveva investito molto fino a quel momento, almeno fino al primo Settecento, sull'agricoltura, sull'entroterra. A questo punto era necessario prendere dei provvedimenti, e infatti nel 1768 il governo veneto fondò parecchie accademie nel territorio. Una, la nostra, quella che interessa a noi in particolare, fu l'Accademia di Agricoltura, così si chiamava. Era appunto il 1768 e i primi 18 membri di questa accademia si riunivano per studiare e per dare anche un'applicazione pratica alle nuove tecniche di agricoltura, per studiare il territorio, ad esempio per studiare il flusso delle piene dell'Adige, per costruire nuove strade che collegassero punti difficili del territorio veronese, ad esempio la Lessinia con la Valpantena. Studiarono il modo per bonificare, per sistemare le grandi valli veronesi, insomma una accademia finalmente che potesse avere una funzione e un interesse di carattere pubblico. Per quasi 150 anni l'Accademia si riunì nell'attuale Palazzo della Prefettura, l'ex Reggia di Can Grande. E successivamente venne trasportata, spostata in Palazzo Pompei. L'ultima e definitiva sede fu quella di questo palazzo, il Palazzo Salvi Erbisti, donato per volontà testamentaria dalla contessa Sandri Erbisti. Siamo arrivati davanti alla chiesa di San Nicolò, o meglio, come veniva definita già nel corso del XII secolo, la notizia di questa chiesa almeno da allora, è San Nicolò in Buca d'Arena. In effetti l'ingresso non avveniva da questo punto, dalla piazzetta attuale San Nicolò, ma dalla parte opposta, cioè di fronte all'edificio dell'anfiteatro romano. La chiesa fu officiata dai chierici regolari teatini almeno dall'anno 1602 e si decisero, con non poche difficoltà, di ricostruire l'antica chiesa romanica, e vi riuscirono naturalmente nel tempo, nel corso del 600. La facciata della chiesa, l'attuale facciata che voi vedete, non è pertinente tuttavia all'edificio, perché non si fece in tempo a realizzare il progetto dei Pellesina, progetto seicentesco, e questa chiesa rimase sempre senza facciata. E la facciata attuale è stata portata dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50 del Novecento, da un'altra chiesa che andò distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, che è la chiesa di San Sebastiano, la chiesa dei Gesuiti, dove oggi si trova la biblioteca civica della città.
Noi siamo interessati ad entrare in questa chiesa prima di tutto perché essa ospita un altare seicentesco estremamente interessante e naturalmente nell'ambito dell'architettura sacra, lo abbiamo già visto con San Luca, il luogo dell'altare dell'esposizione del Santissimo Sacramento è estremamente importante. Quindi ora andiamo a visitare l'altare maggiore di San Nicolò. L'altare maggiore della chiesa barocca, con il suo intento di stupire, diventa il fulcro, il luogo principale della chiesa e il luogo del suo significato simbolico. Siamo in un periodo in cui la chiesa post-tridentina sta cercando di riacquisire la propria dignità, il proprio nome, anche e soprattutto al cospetto dei fedeli, e quindi diventa il luogo della magnificenza di Dio, il luogo dell'ostensione del Santissimo Sacramento, il luogo davanti al quale il fedele trova il traguardo del suo percorso. L'altare fu progettato da un architetto d'eccezione, era anch'egli un monaco teatino. Si chiamava Guarino Guarini, di origine modenese, stava lavorando a Torino principalmente, è l'autore della Cappella della Sacra Sindone di Torino. Siamo in un periodo che oscilla tra il 1660 e l'83 e l'esecutore materiale tecnico di questo altare fu poi Giovanni Battista Rangheri, che faceva parte di una famiglia di artisti, di scultori, di lapicidi che si occupavano proprio del rinnovamento voluto nel Settecento di molti altari nelle chiese veronesi. Diamo un'occhiata alla struttura, all'impianto di quest'altare, che mira senz'altro alla verticalità, ma non alla linearità. È un po' la rappresentazione dell'esuberanza barocca proprio nella scultura e nell'architettura. Un'architettura in miniatura, perché ognuno dei piani di questo altare si sviluppa come se fosse una piccola architettura. Il primo piano è ricco di linee concave, convesse, di spezzature, di cornici di tipo mistilineo, cioè curvilinee e rettilinee insieme. E un primo piano con delle colonne di stile corinzio, un secondo piano in cui le colonne sono arricchite da una forma tortile, particolarmente dinamica, quindi all'interno del secondo piano si trova la piccola statua di San Nicola Benedicente e l'altare culmina in un ultimo piano progressivamente rastremandosi e quindi slanciandosi verso l'alto, verso il cielo idealmente. Come nell'altare di San Luca, anche nell'altare di San Nicolò si rispetta una caratteristica tipica del barocco in architettura, cioè l'utilizzo di marmi mischi e variegati e soprattutto di marmi colorati che arricchiscono l'effetto scenografico. Le porte laterali di ingresso al coro furono invece aggiunte successivamente, quindi non fanno parte del progetto iniziale di Guarino Guarini. E al di sopra delle porte, questi cornicioni, queste cornici spezzate tipicamente barocche, ospitano i busti di due personaggi molto importanti per questa chiesa, San Gaetano da Thiene, fondatore dei Teatini, e un altro santo teatino, Sant'Andrea Avellino. Le sculture sono opera di Daniele Peracca.
Dopo l'altare di San Nicolò facciamo un breve passaggio davanti al Palazzo Turco o Turchi. Siamo all'inizio del 600 e non conosciamo l'autore di questo bizzarro palazzo, ma si sono fatti più nomi, ad esempio il nome di Leoni, di un tardivo Bernardino Brugnoli oppure anche di Domenico Curtoni, naturalmente non rientra nell'ambito del suo stile. L'elemento di originalità di questo palazzo sta nella realizzazione di numerosissime figure di telamoni oppure di cariatidi che sostengono a parte delle strutture della facciata del palazzo. I telamoni in particolare hanno un turbante in testa perché questo nome è in assonanza con il nome dei proprietari, appunto la famiglia dei Turco o dei Turchi. E nella parte superiore invece le figure femminili sono spesso appoggiate a sostegni superiori, a cornicioni superiori e attraverso una separazione data da un cuscino, quindi per ammorbidire il loro peso. E altri personaggi molto bizzarramente, molto curiosamente, questo è proprio l'interesse, l'originalità dell'edificio, sono voltati, girati di spalle. Proprio per il fatto che questo edificio risulta essere nel primo Seicento una eccezionalità nell'ambito dell'architettura del tempo che aveva seguiva una via, una strada ancora legata al classico, viene ironicamente definita dai veronesi Palazzo dei Puoti. Per secoli Verona ha vissuto un rapporto molto stretto con il suo fiume. In realtà si trattava di più fiumi, si parla, anche John Ruskin parla di Verona e i suoi fiumi, intendendo anche dei piccoli affluenti, perché era un luogo, una fonte di sopravvivenza veramente molto importante. E si lavorava, si viveva sul fiume realmente e soprattutto si commerciava. Arrivavano i prodotti dalla Germania e ovviamente da Venezia passavano tutti i prodotti di commercio che poi andavano a finire in Trentino e nel Tirolo. E non soltanto questo, non passavano soltanto quindi burchi, burchielle, imbarcazioni di vario tipo, la cosiddetta zattera tesina che portava materiale, portava legno ed era essa stessa sia mezzo di trasporto che merce da vendere allo stesso momento, ma si viveva qui sull'Adige anche per effettuare dei lavori di carattere artigianale, c'erano i mulinari ad esempio che stavano qui con i loro mulini natanti, non in precisamente qui a valle del fiume dove ci troviamo in questo momento, ma più a monte, nella zona che va da San Giorgio al Ponte della Pietra, al retro di Sant'Anastasia. E poi c'era l'attività dei cosiddetti radaroli, proprio i commercianti di legname sul fiume. Purtroppo dalla costruzione dei muraglioni sul fiume, dopo l'ultima piena del 1882, il rapporto tra Verona e l'Adige si è spezzato in maniera diciamo definitiva. Un'attività molto importante che si è svolta ovviamente per tutta la durata dell'età veneziana era il controllo delle merci che arrivavano dal nord, dovevano fermarsi qui, siamo proprio nei pressi della dogana, in realtà c'erano due dogane, una era quella dell'isolo che controllava le merci provenienti da Venezia e l'altra era questa proprio nella zona di San Fermo del Ponte Navi che invece controllava le merci che poi venivano dalla Germania e dal Tirolo. E qui era il luogo in cui si faceva eventualmente la disinfezione, l'espurgo delle merci, si tenevano in quarantena. È lo spazio, l'ambiente nel quale oggi si trova il Canoa Club della città.
Eventualmente poi, nel caso in cui fosse necessario depositare le merci in quest'area, in questo luogo, si utilizzava l'edificio della dogana che fu messo a punto, concluso nel 1748, su progetto di Alessandro Pompei. Naturalmente l'edificio è di stile neoclassico, secondo i dettami di Maffei, di cui Alessandro Pompei era grande amico, è costruito l'edificio intorno ad un cortile strutturato su tre lati, su ordini diversi di colonne, di stile tuscanico, quindi un edificio molto semplice, molto depurato da ogni tipo di decorazione, di decoratività e di sovrastruttura. Purtroppo dopo la grande peste del 1630, i rapporti commerciali tra Venezia e il nord Europa si fanno sempre più radi e a momenti di espansione si alternano altri momenti di contrazione nel rapporto commerciale, e poi il Settecento risente anche molto della decadenza della dominante, quindi ben presto si deciderà a Verona di non utilizzare più due dogane differenti. Tutto lo smercio di questi prodotti verrà a far riferimento soltanto alla dogana del Ponte Navi. Sono numerose le testimonianze nei musei di tutto il mondo di dipinti che rappresentano la vita sul fiume Adige. Sono quasi tutti dipinti realizzati da vedutisti della fine del Seicento o del primo Settecento, che è l'epoca nella quale venivano maggiormente richiesti questi tipi di paesaggio urbano. Numerosi sono i dipinti realizzati da Bernardo Bellotto, da Gaspar van Wittel o da Luca Carlevaris, che erano specializzati in questa tipologia di vedutismo. Erano poi i dipinti che venivano in massima parte venduti a viaggiatori che volevano portarsi a casa una sorta di cartolina della città, e quindi questi dipinti testimoniano in particolare la presenza di questi mulini, l'attività dei burchi, insomma l'attività commerciale sul fiume. Siamo ormai nel 1794. Luigi Stanislao Saverio di Borbone sarebbe per ora reggente, ma fra un po' diventerà il nuovo erede al trono con il nome di Luigi XVIII, è il fratello di quel Luigi XVI che era stato da pochi anni, da pochissimo tempo, ghigliottinato durante la Rivoluzione francese. Ovviamente Luigi Saverio di Borbone si deve spostare, deve andare in esilio dalla Francia, e richiede alla Serenissima di poter essere ospitato nei territori veneti. Naturalmente è un ospite piuttosto scomodo, eppure gli viene concesso questo privilegio e viene a vivere nella casa dei Conti Gazzola, la casa che ho alle mie spalle. Siamo in una zona piuttosto defilata e quindi era possibile che questo ospite potesse non dare troppo nell'occhio. Faceva una vita piuttosto raccolta naturalmente in questa casa, e i Conti Gazzola d'altra parte avevano oltre questo portale, questo bellissimo portale tardo barocco, un grande giardino che coltivavano ad agrumi e la cui immagine ci è stata regalata per la nostra memoria da Johann Christoph Volkammer. Infatti realizzò un'incisione nel 1714 che raffigurava proprio questo giardino. La permanenza di Luigi Stanislao Saverio di Borbone durò però poco tempo. A un certo punto nel 1796 dovette allontanarsi per volere proprio della Repubblica di Venezia dalla città. Le cose stavano precipitando d'altronde. Venezia aveva deciso di assumere un atteggiamento nei confronti della Francia, di Napoleone, un atteggiamento di neutralità. E naturalmente era ben chiaro come Napoleone e i francesi avessero l'intenzione di impossessarsi dei territori veneti. Stavano ulteriormente avanzando, continuamente avanzando verso i territori. E Venezia si ostinava ad avere nei suoi confronti questo atteggiamento di passività.
Naturalmente Napoleone e i francesi presero questa ospitalità molto generosa da parte della Serenissima come spunto per accusare la Repubblica Veneta di non aver rispettato questa neutralità. Allo stesso modo, fermandosi nei territori veneti, Napoleone fece una sorta di guerra fredda nei confronti della popolazione veronese e quindi lasciò che i suoi soldati realizzassero e perpetrassero soprusi di ogni tipo, ruberie, violenze, fino a che i veronesi non insorsero contro i francesi. Ecco quindi che si verificarono le cosiddette Pasque veronesi, una settimana di rivolta da parte dei veronesi nei confronti dei francesi, in cui naturalmente morirono alcune persone. Fu l'occasione per Napoleone per sentirsi libero di conquistare, con la miccia accesa e i cannoni puntati, la città di Verona. Naturalmente tutti questi accadimenti determinano un po' il canto del cigno della Serenissima Repubblica e un po' anche questo settecentesco fastigio sopra il portale della Casa Gazzola ci ricorda un po' questa decadenza, questa ormai conclusione della Repubblica. Se l'avesse potuta vedere questa porta d'ingresso Maffei, e forse poté anche vederla, avrebbe sicuramente deprecato questo tipo di decorazione. Egli diceva infatti che bisognava evitare quella maledizione di fiori fuori luogo e di frutti fuori tempo che disgustano ogni occhio sano. Era il 1789, 8 anni prima la conclusione definitiva della Serenissima Repubblica di Venezia. E venne eletto per la prima volta un doge non veneto, era friulano e si chiamava Ludovico Manin. A questo punto un aristocratico veneto, veneziano, particolarmente conservatore, si chiamava Piero Gradenigo, affermò: «I gafato dose un furlan, la Repubblica se finia». Egli non sapeva che la sua frase sarebbe stata di lì a poco veramente profetica.